Ciao a tutti amici di Betty e Marco e ben ritrovati. Buon anno a tutti, che sia un anno sereno per tutti. Allora, stasera faremo una cosa buonissima. Lui sorride perché ci manteniamo più leggeri, ma poi all'interno è gustosa gustosa. Che faremo stasera? Stasera faremo delle piadine di zucchine. Leggeri. Ma condite però Ah. in una maniera molto buona. Ragazzi, una ricetta semplicissima. Allora, tre zucchine. Diciamo che questa volta Genovesi queste sono. zucchinette, io le chiamo zucchinette, Ok. circa 850 grammi, 900. 50 grammi di farina, un Farina uovo, 00. 00, un uovo, sale. Stop. Al Se momento, sembra un occhio. amore, è un uovo. Al momento andremo a fare le nostre piadine. Appena sono pronte, le condiremo insieme. E Allora, poi si possono mangiare. certo, amore, te la devi mangiare. Ok. Andiamo intanto, una bella grattugia a foro largo, lavate ovviamente. Iniziamo a grattugiare, quindi usiamo la parte più larga. Un po' di pazienza e grattugiamo le tre zucchine. Allora, amici, abbiamo grattugiato le nostre tre zucchine. Ok. Una volta fatto questo, cosa facciamo? Aspettate un attimo che... Ok. Cosa facciamo? Aggiungiamo un pizzico di sale. Quindi prendiamo il sale e lo mettiamo. Con le mani, anzi no, userò una forchetta che forse mi viene meglio, inizio a girare. Ok. Adesso le useremo le mani. Ok. Una volta girato dobbiamo strizzare le nostre zucchine che ovviamente contengono acqua. Guardate, Quindi per togliere l'acqua. le strizziamo con le mani e le Ok. mettiamo in un'altra ciotola. Questa è la tecnica segreta. No, No, amore, che segreto, lo sanno tutti. io non avevo mai strizzate le Sì, zucchine. guarda, esce proprio l'acqua. Ok, mettiamo qua. Quindi devono venire asciutte Un po' asciutte. più asciutte, sì. Possiamo Ok. farlo anche con le mani. Allora, ho sciacquato la ciotola perché preferisco lavorare su queste trasparenti e riversiamo tutto all'interno. Tutto Ok. strizzato. Strizzato, sì. Ok. Cosa facciamo adesso? Adesso andiamo a mettere il nostro uovo, quindi un uovo, Uovo di? sempre di gallina, Ah, ok. un altro pizzico di sale e giriamo. Ragazzi, fatele perché vengono una delizia. Ma non ti viene meglio agire con le mani? Intanto, ragazzi, abbiamo risolto col divano. Siete meravigliosi. Ah, vero, si è Con la levato. schiuma da barba. Poi Eh sì. l'ho rilavato e non c'è Vedi, più. vedi le cose dei maschi come servono. Una volta amalgamato l'uovo, cosa facciamo? Andiamo a mettere 50 grammi di farina all'interno. Perfetto. E giriamo. Farina 00. Sì, ora qua se volete potete aggiungere anche un po' di pepe. Io non lo metto. Va bene così. E giriamo. Si crea un impasto. Un impasto, esatto. No, ma mi piacciono tanto perché vengono morbidissime. E poi dentro si possono condire come vogliamo. Ok, una volta amalgamato bene, quindi giriamo così la farina va ovunque E anche l'uovo. e anche l'uovo, perfetto. Togliamo la forchetta, questo lo togliamo, ci spostiamo, fermati tu là, Io fermo sono. prendiamo una bella teglia forno con la carta forno e andiamo a formare le nostre quattro piadine. Perché Quindi quattro? per adesso Ah, vabbè. quattro, tu il quattro sono Tre io solo un altro. per te. Tre io un altro. Allora, prima di utilizzare la nostra teglia, prendiamo l'olio e andiamo a mettere un filo d'olio in tutta la carta Col biberon. col biberon. Va bene così. Prendiamo un cucchiaio e andiamo a fare le nostre piadine. Come? La mettiamo qua da parte, quindi il primo lato, e l'andiamo espandendo. Tipo delle frittelline. Bravo! Prima io mi... Però, guarda, me le faccio tutte e quattro, poi con quelle che resta lo vado aggiungendo. Ok, due, che le vorrei fare un po' più grandi. Tre,
Sono semplicissime, però, raga. Queste praticamente te le mangi subito. Ma poi le condisci come vuoi, si fanno veramente. Ok, questa è la quarta. Non le facciamo toccare. No. No. Però già quattro vengono abbondanti. Aspetta che ne vorrei aggiungere un po' qua. Facciamo più ricca questa. Io farei ricca pure questa e quella. Ora. Io farei tutti ricchi. Lo so, amore. Tutto ciò che cibo tu faresti. Va bene così. Quindi diamogli la forma che vogliamo noi. Io gliela sto dando rotonda. Prendiamolo tutto, eh. Rotonda, insomma. Va bene, dovrei gioia. Prendere la livella per farlo lo rotondo. Ma mi chiamano le persone. Betty, ci manca la livella di Marco. No. Sempre, sempre ce l'abbiamo. Domani appenderò il mio capezzale, ragazzi. Ve lo farò vedere. Il capezzale che avevamo dove stavamo prima. Io ci sono affezionata. Ce l'ho da 20 anni. La mia livella sarà lì. È piccolino, però mi piace. Ok. Sarà libera, allora, perfetto. Abbiamo finito. Una meraviglia. Ancora un pizzico di sale, proprio pizzico. Andiamo a prendere un filo d'olio. Io per i miei gusti un po' di pepe lo avrei messo, però... Va bene. Seguo te che sei la chef. Un filo, ma quale chef? Un filo d'olio sopra, uno, col biberon, due, tre, quattro. Allora, andiamola a infornare a 180 gradi per almeno 20 minuti. Controlliamoli perché 20-25 minuti. Forno statico, 180 gradi. Vieni, 20-25 minuti. Guarda che sono belle. Meravigliose. Penso che cotte saranno ancora più belle. Ancora più buone. Ok. 180, forno statico, a posto. E poi vi farò vedere come condiremo queste delizie. Quindi fra 20 minuti si mangia. Sì. Amici, le nostre piadine sono pronte. Sono molto buone. Eccole qua. Mamma, già si sente il profumino. Ti piacciono? Sono meravigliose. Sono buonissime. Allora, le dovremo fare raffreddare prima di condirle. E vi faremo vedere cosa metteremo all'interno. Ma lì ci possiamo sbizzarrire. Quindi a fra poco. Allora amici, andiamo a condire le nostre piadine di zucchine. Guardate che sono buone. Che meraviglia. Sì, allora, cosa mettiamo? Io metterò questo. Ovviamente ognuno può mettere quello che vuole. Oh, sì. Philadelphia. Mamma che buono. Buonissima. La vuoi subito, amore? Che meraviglia, certo. Certo. La farò solo su mezzo lato. Poi metterò anche due pomodorini tagliati a fettine. Mi sta venendo una fame, amore. A me pure. Poi metteremo un po' di rucola, un po' di rucoletta, mettiamo un altro po', ok? E poi una buona fettina di bresaola. Che bontà. Ma queste le possiamo fare come vogliamo, possiamo mettere... E questa è la nostra piadina. Vediamo. Io... Che meraviglia. L'assaggio, eh? Che meraviglia. Che bontà. Com'è? Ragazzi, dovete farle e mi direte, Betty, hai ragione. C'è la dolcezza della zucchina, più tutto quello che metti dentro. Buonissime. Spero che la ricetta vi sia piaciuta. Se vi è piaciuta, fatela e ci fate vedere come vengono. Comunque l'avete visto, la cottura 20-25 minuti. Che dire, siete meravigliosi, vi vogliamo bene, giustizia per Beatrice, un abbraccio caloroso a tutti per l'amore e l'affetto che ci date. Ciao da Betty e Marco. A domani amici. Ciao, amici.